Si nascondeva a Trenta, nella Presila Cosentina, in un appartamento che appartiene al suocero Daniele Lamanna, 41 anni, pericoloso latitante dell''ndrangheta, già membro della Cosca Bruni e poi passato a quella dei Rango Zingari. Sarebbe stato proprio lui ad uccidere nel gennaio del 2012, sparando a bruciapelo con due pistole, Luca Bruni, figlio del boss Francesco, detto Bella Bella. Il corpo fu poi seppellito in una campagna di Castrolibero e fatto scoprire dal collaboratore di giustizia Adolfo Foggetti. Per lo stesso fatto di sangue sono già stati arrestati Maurizio Rango e Franco Bruzzese, ritenuti i reggenti della cosca. Avevo pensato di travestirmi da frate per non farmi prendere, ha detto Lamanna agli agenti che gli avevano detto, in tono scherzoso, che con la barba lunga era stato davvero difficile riconoscerlo. E la cattura che è avvenuta ieri sera è stato frutto di un lavoro certosino durato mesi. Praticamente abbiamo iniziato a cercare il Lamanna subito dopo l'emissione delle misure cautelari di novembre, dalle quali lui è sfuggito. L'abbiamo cercato, come dicevamo prima in conferenza stampa, in varie parti d'Italia, perché noi riteniamo che per un certo periodo è stato pure nel centro-nord, però ieri abbiamo avuto la certezza che potesse trovarsi qua in questo paesino vicino Cosenza e siamo intervenuti. Lamanna si avvaleva del sostegno di tutta la sua famiglia. La moglie e il suocero lo andavano a trovare dopo aver cambiato più volte auto durante il percorso e portavano i mezzi dal meccanico ogni settimana per far controllare che non ci fossero a bordo delle microspie. Le indagini, coordinate dalla DDA di Catanzaro, sono state per questo molto difficili. Le persone a lui vicine che hanno favorito la sua latitanza, nel momento in cui decidevano di incontrarsi con lui, facevano dei percorsi anche brevi a bordo di diverse autovetture che scambiavano lungo il percorso. È quello che si è verificato ieri pomeriggio, che ci ha insospettito, quindi seguendo il suocero nell'ultimo scambio di autovetture ci ha portato nell'abitazione dove si trovava il Lamanna. Lamanna al momento dell'arresto era armato, ma non ha opposto resistenza. Aveva una pistola calibro 7,65 con il colpo in canna. Probabilmente per difendersi, è stato precisato, più che dai poliziotti, da altri criminali che forse adesso vedevano in lui una minaccia. E noi siamo andati in questa abitazione proprio nel momento in cui abbiamo pensato che il nonno avesse portato il figlio ad incontrare il padre. Sicuramente, insomma, una sua non reazione è dovuta pure alla presenza del figlio.